amici di Di Pomeriggio, è arrivato il momento di Marco Totodonati. Il vlog di Marco Totodonati. Nuovo appuntamento con il mio vlog. Intanto saluto gli amici di Radio DJ International che ci stanno ascoltando, ma anche gli amici di Rete 8 Di Pomeriggio che ci stanno guardando, e saluto soprattutto il nostro ospite, ma è un amico ormai, Gaetano Lanfaloni, l'avvocato Gaetano Lanfaloni, che oggi però insomma è sotto una veste particolare, perché noi di solito abbiamo parlato di altre cose. Da oggi ogni tanto, una tantum per meglio dire, utilizziamo anche questo termine, parleremo del paranormale nel matrimonio e nella coppia. Sì. Una cosa più specifica, perché questo è un argomento davvero poco trattato ma molto interessante. Entriamo proprio nell'argomento, cioè in che modo il paranormale può influenzare le dinamiche all'interno di una coppia, avvocato? Allora, diciamo che è un aspetto sconosciuto ai più. È un aspetto però abbastanza presente nella vita reale. Quello che voglio dire questa sera, magari in seguito, che ciò che racconterò è solo frutto di esperienze personali. È tutto vero. Non è solo certificato, anche aggiungerei. È certificato. Qui non stiamo parlando stiamo parlando con un avvocato di successo che ha una storia, che non ha nessuna intenzione insomma di raccontare frottole, perché quando si parla di questo argomento si ha sempre paura dell'interlocutore, ecco, no? Ecco, c'è sempre paura ad affrontare, a trattare questi argomenti. E non nego che la prima volta che mi è capitata una situazione simile, io ebbi tanta paura. Perché? Ebbi tanto paura perché ero molto molto giovane all'inizio della mia carriera. Mi fu mandato un cliente e mi avvisarono: guarda che è una persona strana questo qui, racconta delle cose strane. Lei ha detto: ma perché l'avete mandato mandato a me? Ma veramente neanche lo potevo dire, perché dico sempre: se non sono persone strane non vengono da me, se non sono casi particolari effettivamente non mi interpellano. Allora arrivò questa persona che era un famoso violoncellista, suonava l'orchestra di Napoli. Cominciai a prendere degli appunti, a parlare, e lui cominciò a raccontarmi la sua storia. La prima domanda che gli feci, quando si era sposato, mi rispose che si era sposato una settimana prima. Poi dico, quindi mi meravigliai, dico, un quindi, po' precoce, no? Come questo, visita. Questo matrimonio è durato pochissimo. Sì, è durata la prima notte, ma neppure la prima notte. E io cominciai un po' incuriosito ad indagare. Allora, rimaniamo un attimo sull'indagato, sì, così rimane anche la suspense. Intanto ci ascoltiamo il primo brano musicale e poi torneremo. Beh. Era la prima notte, siamo rimasti alla prima notte. A fra poco. Il vlog di Marco Totodonati. Bene, ci siamo lasciati sulla prima notte. Questo signore è già venuto da lei, insomma, dopo pochi giorni dal matrimonio. Ma era una settimana, quindi il matrimonio era già finito, perché era già finito. Ma iniziato. Quella stessa notte. Iniziato e finito. Quella stessa notte. Perché? Cos'era successo? Io mi
mi feci raccontare un po' cosa era successo, quando si erano conosciuti, pochissimo tempo, dove si erano sposati, quando si erano sposati, e dico, beh, allora mi racconti un po' questo giorno del matrimonio che mi è andato. E mi disse, avvocato, il giorno del matrimonio tutto abbastanza bene, finito il pranzo di nozze, finito il ricevimento, la sera andammo a dormire e messe a letto cominciai a notare delle cose molto strane e io incuriosito dissi, mi dica che cosa notò. Beh, cominciai a notare che delle spazzole volavano da sole, come che degli oggetti volavano da sole, che io cominciai a, cioè io, lui mi disse, io cominciai a impaurirmi e a chiedermi ma cosa sta succedendo. Io lo guardavo e non nego che cominciai a pensare, ecco, mi avevano avvisato che una persona che era un strana, tipo strano, e mi sta raccontando strano, delle stupidaggini, spazzole, pettine, altri oggetti in camera. Poi la moglie che stava a fianco a lui nel letto fu interpellata dallo stesso e si girò verso di lui e mi disse con una voce incredibile, tra l'uomo, voce mostruosa e così via, cominciò a parlarmi, una voce da uomo, una voce profonda, una voce sicura, come i film, sicuramente non da donna, ripeto, io ero ancora più incuriosito perché volevo capire dove andasse a finire, insomma, certo, la storia. E dovrei farla breve, certo, perché insomma stiamo lì a parlare tante ore. E alla fine mi convinsi che quella persona non era matta, ma mi stava raccontando delle cose che potevano essere vere. Sono sempre molto scettico quando parlo le prime volte con i miei assistiti, i miei clienti, e gli dissi, senta, ma lei ha testimoni, persone? Ma veramente i miei familiari, perché io sono scappato quella notte, sono andato via, sono tornato a casa e poi sto matrimonio è finito. Dico, ma comunque indagai, cominciai a indagare e gli dissi sempre, perché io non credo mai, poi soprattutto in questa situazione diciamo paradossale, ancora arriviamo al paradossale, molto paradossale. Allora, molto paradossale. Allora, anch'io faccio fatica, io perché la conosco, avvocato, e credo a quello, anzi invito anche gli amici che ci seguono, ripeto, l'avvocato Lanfaloni è una persona seria, è un avvocato di successo, non ha nessun motivo per raccontare frottole, non ha davvero nessun tipo di motivo, e quindi quello che dice insomma è la pura verità. No, io restai meravigliato, veramente meravigliato. Poi però, siccome mi divertivo anche a fare delle registrazioni che non si potevano fare, no, c'era la privacy, così, però io mi divertivo. Allora un attimo, però sulla registrazione ci dobbiamo fermare, perché qui la cosa si fa ancora più interessante. C'è anche il nostro regista che lo vedo molto interessato, di solito sonnecchia, non sto scherzando. A fra poco. Il vlog di Marco Tontodonati è quasi come una serie televisiva, stiamo andando a puntate. Sì, una serie televisiva. Insomma, siamo rimasti che questo signore è fuggito dalla moglie, aveva cambiato voce, sì, da una stanza voce, dove volava di tutto. Di tutto volava, la stanza dell'hotel dove lei ha chiesto notte, qualche prova di quello che le stesse dicendo. Io dovevo avere delle prove, come ho detto prima, io
non credo mai a ciò, a quello che mi si racconta inizialmente, poi devo verificare. Certo. Allora io avevo un, lo chiamo aggeggio, voi tecnici siete più informati di me, per registrare dal telefono, ma non c'era un cellulare, telefono quello normale, fisso, eccetera eccetera. E gli disse: facciamo una cosa, le do questo apparecchio, funziona in questo modo, chiami sua moglie e ci parli, vediamo che cosa succede. Lei, e questo apparecchio registrerà tutto, poi mi porterà la cassetta. Allora esistevano, c'erano le cassette, non c'erano i file. Non c'erano i file, allora, le cassette. Le musicassette. Mi richiamò e mi disse: avvocato, allora io ci ho parlato e è successo la stessa cosa, è successo. Dico, cioè, dice, ma mia moglie mi parlava con una voce pazzesca, incredibile, irriconoscibile. Dico, ma di che cosa avete parlato? E glielo faccio sentire. Mi portò questa cassetta. Allora, a dir la verità, io il giorno, la mattina in tribunale, il pomeriggio lavoravo, la sera, la notte, mi sentivo queste cose qua, ho sentito così, questa giusto cassetta, per riposare io meglio. Avevo le cuffie come queste, e posso assicurare che le cuffie si alzarono nel sentire quelle cose lì, perché io non riuscivo a crederci. Non ma riuscivo. C'è stato, ha ascoltato proprio il cambio di voce, cioè io ho ascoltato con... il cambio di voce, ho ascoltato tutto il discorso di questa donna, la quale nel corso, perché avevo detto al mio assistito, la faccia parlare molto, certo. E questo successe la prima volta, poi una seconda volta, e questa persona che si dichiarava veggente, veggente, parlava, faceva riferimento a, addirittura alla questura, alla polizia, perché lei era interpellata a Milano dalla questura, dalla polizia, per ritrovare delle vittime o per sapere qualcosa su certi avvenimenti che io conoscevo, avevo conosciuto dai giornali. Quindi aveva sposato una veggente questa aveva signora. Sposato una veggente. Questo qua mi guardava quando veniva, io lo guardavo e davo da registrare altre cose, e mi sono sentito tutta la storia. Ma ce l'hai ancora queste cassette? No, perché adesso sono curioso, lo so. Per... Dunque, il problema è questo: che siccome si tratta di un si trattava di dialoghi con un personaggio molto importante, ma italiano? Non cioè italiano, italiano nel senso non solo italiano, ma devo dire anche locale. quindi io rimasi ancora più colpito, rimasi colpito dal fatto che la polizia chiamassero questa veggente per sapere certe cose. Io ascoltavo i discorsi. Poi da una voce normale passava a questa voce. Ma com'era? Cioè, infernale. Beh, io ma davvero come i film, cioè come queste voci. Sì, queste voci che spaventose. Lei di solo la sera di solito per rilassarsi metteva le cuffie e sentiva la voce del diavolo. Queste cose e cominciai a credergli. Certo. Cominciai a credergli. Allora cominciai a ricredermi su quello che mi avevano detto. Questo è pazzo. E cominciammo a reperire, diciamo, altre prove. Perché lui voleva divorziare. Lui poi alla voleva fine... chiedere l'annullamento del matrimonio. Ricordiamo, avvocato, che allora era molto complicato. Non è molto, semplice come ora, molto, no? Molto complicato. L'annullamento molto del complicato. Matrimonio. Ne ha fatti molto tanti. Molto complicato, però in quel caso la situazione poteva essere... anche molto semplice, situazione giuridica. Perché questi non erano riusciti ad avere un rapporto sessuale. Ah, quindi matrimonio in bianco. Matrimonio, allora, sul matrimonio in bianco ci fermiamo, facciamo un'altra piccola pausa. Anche il matrimonio in bianco. Il vlog di Marco Tontodonati. Noi stiamo anche sorridendo su questa storia, ma
avvocato, c'è poco da sorridere, diciamo, perché questo signore ha subito una tragedia, insomma, ha sposato una reggente, matrimonio in bianco. E... Ma poi devi immaginare che questo signore era un musicista, per cui per lui il mondo, come per tutti gli artisti, certo, è bello, certo. È qualcosa di fantastico. Si vive d'arte, si sogna, e a prima notte di matrimonio si trova una persona del genere, insomma, era veramente sconvolto lui, ero sconvolto io, perché era la prima volta che mi capitava un caso. Ma l'ha incontrata mai questa reggente? No, non l'ho incontrata. Quindi mai. L'ha solo ascoltata tramite queste registrazioni? Tramite molte conversazioni, e poi abbiamo portato avanti la situazione tecnicamente, giuridicamente, per avere l'annullamento di matrimonio. Io chiesi informazioni a persone, possiamo dire, esorciste. Ma ha sentito anche, chiedo scusa avvocato, anche la polizia, i carabinieri? Io se effettivamente io avevo registrato tutti i discorsi della polizia, dei carabinieri, e di questa persona che indicava un lago preciso dove avrebbero trovato il corpo della persona, e questa donna che diceva: vabbè, ma io lavoro per loro, non è la prima volta che faccio questo, al marito che sentiva, immagino come, non stava con me, ma certo. immagino come. Il vlog di Marco Tontodonati.